Anticipazione una vita, puntate spagnole. Blanca e Diego riabbracciano il loro bambino. Grandi colpi di scena sono previsti negli appuntamenti iberici della soap. Blanca e Diego, i nuovi protagonisti, riusciranno a mettersi sulle tracce del loro piccino, scomparso in circostanze oscure, e a riportarlo in quartiere. Purtroppo però ci sarà chi sarà pronto a distruggere la loro felicità. Gli spoiler annunciano che mentre a Calle Casas verrà celebrato il funerale di Jaime Aldey, Samuel, accusato di omicidio, verrà rilasciato grazie a una testimonianza di Liberto. Ursula, ormai alle strette, si preparerà a lasciare il quartiere. Carmen, una nuova domestica, lo scoprirà e tenterà di trattenerla con la forza. Purtroppo non ci riuscirà perché la disenta la bloccherà e la pugnalerà. Samuel, rincasato dalla cerimonia funebre, troverà Carmen a terra gravemente ferita. Con un filo di voce le dirà che la perfida Dark Lady è riuscita a scappare dal quartiere con un bambino, il piccolo Moises, figlio di Blanca e Diego, che i due credevano morto. Samuel raggiungerà suo fratello, che gli chiederà perdono per aver dubitato di lui. Si mostrerà sinceramente pentito per avergli puntato il dito contro, ritenendolo l'assassino di Jaime, il loro amato papà. Blanca nel frattempo riuscirà a mettersi sulle tracce del cocchiere chiamato da Ursula per fuggire via e scoprirà che la madre è diretta a Valencia. Così, sulla base di queste informazioni, si precipiterà dai fratelli Aldey per raccontare loro di essere venuta a conoscenza della destinazione della Dark Lady. Poi, quando incontrerà Leonor, le rivelerà di aver scoperto qualcosa di clamoroso. Moises non è morto, le è stato strappato via alla nascita da Ursula. Carmen, trovandosi da sola con Samuel, le racconterà i segreti del passato dell'ex istitutrice, mentre Blanca e Diego, con ardore e coraggio, riusciranno a anticipare le mosse della disenta e arrivare a Valencia prima del suo arrivo. Felicissimi riusciranno a riabbracciare il loro Moises. I due al settimo cielo faranno ritorno in quartiere e si sentiranno in dovere di ringraziare Carmen. Senza le sue preziosissime informazioni non avrebbero potuto rivedere il loro piccino. Purtroppo, con grande rammarico, scopriranno che la domestica è improvvisamente piombata nel nulla. Ursula, nel frattempo, giunta a Valencia, scoprirà che Moises è con i suoi genitori e andrà incontro a una crisi di nervi, durante la quale giurerà di vendicarsi di sua figlia e del giovane Aldey. Samuel rassicurerà Blanca, le dirà di conoscere il nascondiglio di Carmen. Sarà vero? Il ragazzo mostrerà segni di ambiguità. Poco dopo riceverà la visita della Dark Lady, che non esiterà a minacciarlo. Stranamente il suo complice non sembrerà affatto intimorirsi di fronte alle sue minacce. In seguito alla disenta si recherà da Blanca e Diego in cerca di notizie su Moises. I due fingeranno di non sapere nulla. Samuel invece si imbatterà in Liberto, al quale chiederà un favore enorme. Di cosa si tratterà? Il fratellastro di Cayetana, che ha sempre osteggiato la relazione tra suo fratello e Blanca e che per primo ha sposato la bella e dolce figlia della disenta, che piani ha in mente? La storia d'amore travagliata e burrascosa tra Blanca e Diego, che ha inaugurato una nuova stagione della soap dopo quelle altrettanto impossibili tra Herman e Manuela e Teresa e Mauro, come si concluderà? Tragicamente, forse? Oppure si tratterà di un happy end? Staremo a vedere. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Silvia rapita. Arturo confessa ad Esteban la sua cecità.
a tener viva l'attenzione degli aficionados della serie in Spagna non è solo la storia d'amore burrascosa principale, quella cioè che vede Blanca lottare per il suo amore per Diego, ma anche altre storie secondarie, e non per questo meno importanti. Tra esse figura quella tra il colonnello Arturo Valverde e Silvia Reyes, una donna giunta a Calle Acacias per svolgere delle missioni segrete. Più volte vi abbiamo spoilerato le modalità secondo cui i due si incontreranno. Tutto accadrà nel corso di un duello a scherma. Il militare verrà battuto da una donna, ovvero dalla bella Silvia. Di qui una serie di vicissitudini, negative e positive, che porteranno i due dapprima a odiarsi e poi a fidanzarsi ufficialmente e a decidere di convolare a nozze il prima possibile. L'arrivo di Esteban, un giovane affascinante collaboratore della Reyes, e la scoperta che Arturo a poco perderà la vista, finiranno per dividere i due innamorati. Il Valverde però, non volendo arrecare dispiaceri alla sua promessa sposa, preferirà celarle la verità. Non le racconterà per non condannarla ad una vita infelice accanto a un uomo infermo che perderà tutte le sue facoltà visive. Come ci fanno sapere le nuove anticipazioni Una vita, presto Esteban rivelerà ad Arturo di essere perdutamente innamorato di Silvia. Stranamente il colonnello non perderà le staffe di fronte a tale rivelazione. Colui che, fino a non pochi giorni fa, appariva come un rivale, adesso gli apparirà come il suo degno sostituto quando lui passerà a miglior vita. La situazione però precipiterà improvvisamente quando di Silvia si perderanno completamente le tracce. La donna infatti verrà rapita da un misterioso personaggio. Forse un suo nemico proveniente dal suo burrascoso passato? Le anteprime ci informano che verrà legata e imbavagliata in un rifugio segreto, mentre Arturo comincerà a interrogarsi con Felipe sui motivi dell'improvvisa e inspiegabile assenza della sua amata da casa. Insieme perverranno alla triste conclusione che sia stata rapita. Arturo poi verrà invaso da una serie di atroci dubbi e chiederà a Liberto un grosso favore: mettersi subito sulle tracce di Esteban. Tutti si mobiliteranno per portare la donna sana e salva a casa e più passeranno le ore, più la tensione aumenterà. Arturo, di fronte a tutto ciò, si sentirà impotente. Non potrà cercare la sua amata come tutti gli altri a causa delle sue precarie condizioni di salute. Durante questi momenti molto concitati, ecco che Esteban si paleserà al cospetto del militare, affermando di non sapere alcunché della scomparsa della Reyes, e si offrirà di cercarla personalmente notte e giorno, con tutti i mezzi a sua disposizione. Ad un tratto a casa Valverde arriverà una lettera firmata da Silvia, con su scritto di aver lasciato casa spontaneamente. Per fortuna nessuno la prenderà in considerazione, sostenendo con forza che sia stata costretta da qualcuno a redigerla. Arturo nel frattempo deciderà di rivelare la sua cecità ad Esteban, e tutto ciò proprio quando Silvia vedrà finalmente negli occhi il suo rapitore. Farà il nome di Blasco, un uomo crudele e malvagio appartenente alla sua vita passata. Cosa vuole da lei? Anche il misterioso Esteban è coinvolto nell'intricata faccenda? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.